Non credo farò mai recensioni di film del passato, non mai. Sì, lo so, avevo detto che non avrei mai fatto dei video su film del passato. Oggi parliamo di Muto. Oh. Se vi dico film muto, molto probabilmente pensate tipo ad un film di 4 ore in bianco e nero, noiosissimo, drammatico, che tipo vedete 2 minuti e avete subito voglia di spegnere tutto e correre a vedervi un episodio di Keeping Up with the Kardashians per staccare il cervello. O forse no. Ma comunque nel video di oggi voglio portarvi con me in un viaggio, alla scoperta di quelli che secondo me sono dei classici del muto che hanno fatto la storia del cinema, ma che sono anche molto molto belli da vedere nonostante gli anni e nonostante siano dei film muti. E spero quindi di conseguenza di convincervi ad abbandonare tutti i pregiudizi che avete sul muto e quindi di passare al lato oscuro. Il nostro viaggio, così come la storia del cinema, inizia in Francia, in cui facciamo la conoscenza di un simpatico e visionario illusionista chiamato Georges Méliès. Affascinato dal cinématographe dei fratelli Lumière, Méliès decide di arricchire i suoi spettacoli al Théâtre Robert Houdini di film. Inizia quindi a realizzare pellicole già dal 1896. Ai tempi realizzò film di ogni genere in voga in quel periodo, ma era il fantastico il suo forte. D'altronde era un mago illusionista, insomma. È passato infatti alla storia come l'inventore degli effetti speciali, colui che ha portato il fantastico e la fantascienza al cinema. Per rendere i suoi film ancora più incredibili, Méliès colorava a mano molte delle sue pellicole, in modo da rendere i suoi film pullulanti di colori e magia, e utilizzava varie tecniche di quelli che noi oggi chiameremo effetti speciali. Uno dei più usati era quello del fermo macchina e sostituzione, tecnica che gli permetteva di far apparire e scomparire oggetti o personaggi dalla scena, appunto come per magia. Usava inoltre nuvole di fumo, sempre per la stessa ragione, e sebbene la maggior parte delle illusioni erano create in fase di ripresa, alcune venivano effettuate in fase di montaggio, momento nel quale Méliès, con le sue forbicine, si metteva a tagliare la pellicola in modo da unire i movimenti degli oggetti senza che lo spettatore se ne rendesse conto. Nel 1902 realizza quello che sarà il suo film più celebre, ovvero Il viaggio nella luna. Siamo di fronte a quello che viene definito il primo film di fantascienza mai creato. Infatti racconta di un gruppo di scienziati che riesce a costruire un razzo in grado di portarli sulla luna, facendole pure perdere un occhio. Poveretta. Una volta atterrati, gli scienziati si imbattono in un popolo alieno, il popolo delle Selenite, o Selenite, insomma, quello che è, che non è molto ospitale. E anche giustamente, se ci pensate, cioè questi sono piombati là in casa loro dal cielo. Gli scienziati sono descritti da Méliès come degli idioti, che saltellano come dei bambini e creano solo caos e scompiglio nel popolo delle Selenite, o Selenite. Trattandoli tra l'altro come dei selvaggi. L'atteggiamento arrogante degli scienziati nei confronti di questi alieni viene letto infatti da molti come una satira antiimperialista. Inoltre, nel finale, vediamo una statua caricaturale dello scienziato che aveva guidato la spedizione, ovvero il professor Barbenfulles. Sulla statua si legge una scritta: Labor omnia vincit, che tradotta letteralmente dal latino significa la fatica vince ogni cosa, che vuol dire che lavorando sodo si può ottenere qualunque risultato. E la frase entra in contrasto con tutti i disastri e il caos che gli scienziati hanno portato sulla luna, e quindi risulta fortemente ironica e sarcastica. Nonostante sia un film del 1902, Voyage dans la Lune di Méliès, a mio parere, è uno di quei film che ancora oggi è in grado di farvi immergere in un mondo fantastico. È pieno di stranezze. E se come me amate il cinema, soprattutto per il suo essere in grado di rendere possibile l'impossibile, insomma, questo film è perfetto per voi. Dato che Doctor Who ci ha gentilmente concesso il suo TARDIS, il viaggio di oggi non sarà solo un viaggio nel tempo, ma anche un viaggio nello spazio. E quindi dalla Francia dei primi del Novecento ci spostiamo alla Germania dei ruggenti venti. Infatti è il 1920 e Robert Wiene realizza Il gabinetto del dottor Caligari, opera cardine per l'evoluzione del cinema horror e simbolo dell'espressionismo tedesco. Ma facciamo un passo indietro e spieghiamo che cos'è sto benedetto espressionismo tedesco. L'espressionismo tedesco è un movimento artistico che prende piede in Germania intorno al 1908. C'è chi dice 1905, chi 1911, insomma, facciamo una media, e si diffonde principalmente nel campo della pittura e del teatro. Era una reazione al realismo e un tentativo di poter esprimere attraverso la distorsione estrema delle immagini le emozioni più profonde e nascoste dell'animo umano. In particolare nella pittura, il movimento espressionista si raccolse intorno a 2 gruppi, che vi lascio scritti qui perché se la mia pronuncia in francese è un insulto al francese, quella tedesca è una vera e propria bestemmia.
Le opere di questi artisti erano caratterizzate dall'uso di colori accesi e non realistici. Le figure erano contornate di nero e avevano un aspetto allungato e distorto, così come gli edifici, che spesso venivano rappresentati inclinati o incurvati. Non è un caso quindi che al cinema le opere espressioniste riprendessero in un certo senso l'estetica della pittura espressionista, tanto che le scenografie diventavano un elemento centrale all'interno di queste pellicole. Il corpo stesso degli attori doveva diventare un elemento visivo e fondersi con queste scenografie molto particolari che riprendevano delle forme geometriche distorte. Questo elemento di distorsione lo si trova anche all'interno della narrazione stessa, che subisce spesso sbalzi narrativi o pause. Uno dei film che meglio rappresenta la corrente espressionista e che viene spesso elevato a simbolo di questo movimento è appunto Il gabinetto del dottor Caligari, film del 1920 diretto da quel tatone di Robert Wiene. Il film inizia presentandoci Francis, un uomo che si trova in un giardino a raccontare ad un suo conoscente qualcosa che gli è accaduto tempo prima. E qui inizia il flashback di Francis, che trasporta lo spettatore ad Ostelwall, una piccola cittadina tedesca nella quale si svolge una fiera, in cui è arrivato di recente un certo Caligari per mostrare il suo sonnambulo, Cesare, che tiene sotto ipnosi. Dopo l'arrivo di Caligari a Cesare, nella cittadina iniziano a verificarsi degli efferati omicidi. Ora, non proprio efferati, cioè, volevo essere un po' drammatica, però della gente muore. I sospetti ricadono subito su Cesare perché, poverino, voglio dire, ha una faccia da colpevole, diciamoci la verità. Francis però scopre che Caligari sta usando Cesare per coprire le sue malefatte e lo smaschera, ma questo si va a nascondere in un manicomio, di cui tra l'altro è il direttore. Lo so, la trama di questo film è molto complicata, però abbiamo capito che agli espressionisti piacciono ste robe un po' distorte. Comunque, alla fine della fiera, non quella del paesello, scopriamo che Caligari era la mente di tutto e viene trattenuto con la camicia di forza nel manicomio. E voi direte è finita qui? E no! Infatti poi torniamo nel presente, da Francis che stava raccontando questa storia. E cosa scopriamo? Che Francis in realtà è un paziente di un manicomio, il cui direttore è il dottor Caligari. Oh mio Dio, che plot twist! Ma resta un dubbio. C'è infatti un'inquadratura finale su Caligari che sembrerebbe suggerire che in realtà sia lui il vero colpevole e che Francis abbia semplicemente raccontato la verità. Hai capito, Vine? Altro che Inception, cioè qui c'è della gente che è dal 1920 che cerca di capire il finale di questo film. La trottola può solo accompagnare. Restiamo sempre in Germania, ma facciamo un passo di qualche anno. Infatti è il 1927 e un certo Fritz Lang realizza un filmetto chiamato Metropolis. Il film è ambientato nel 2026 e ci presenta questa metropoli immensa, ispirata alla New York che il regista aveva potuto vedere nel 1924. La città è però divisa in due parti. C'è infatti una città in superficie, che è la città dei ricchi che vivono nello sfarzo e negli agi, sotto la quale vi è una seconda città, la città degli operai, che vengono sfruttati alla stregua di schiavi per permettere ai ricchi di avere tutti gli agi che hanno. Suona familiare, lo so. L'architettura della città riflette perfettamente la rigida struttura sociale e politica della società descritta in Metropolis. Le due parti della città sono estremamente differenti e chi le abita a malapena ha idea di chi sia o come si viva dall'altra parte. Non è un caso quindi che la scenografia sia di estrema importanza in questo film. Lang si avvalse infatti di ben tre scenografi, i cui nomi saranno adesso scritti in sovraimpressione perché non ho alcuna intenzione di pronunciarli. L'immaginario in bianco e nero è tra l'altro influenzato dall'espressionismo tedesco, di cui abbiamo appena parlato, che viene però accompagnato da strutture ultra tecnologiche, che vengono presentate però come dei mostri. In questa scena in particolare, oltre ad un chiaro riferimento a Cabiria, vediamo l'immagine di questa enorme macchina che viene resa proprio come se fosse un enorme mostro. E questo proprio a sottolineare la visione pessimistica nei confronti della tecnologia, che qui viene descritta come una tecnologia che deumanizza e rende schiavi. Ma passiamo alla trama. Maria è una bambinaia ed è anche un riferimento biblico di cui il film è stracolmo e ha il compito di badare ai figli degli operai. Un giorno incontra Frederer, il figlio del mega direttore galattico della città, ovvero il signor Fredersen. Che ha chiamato suo figlio Freder Fredersen. Ok. Freder si invaghisce subito di Maria e la segue fino ad arrivare alla città di sotto. Qui Freder Fredersen, questo nome è ridicolo, scopre le condizioni terribili in cui vivono gli operai e ne rimane sconvolto. Per questo cerca di convincere il padre a fare qualcosa per migliorare le loro condizioni di vita e trovare un modo per creare un equilibrio tra quelli che lui stesso chiama il cervello
e le braccia. Ora non fatevi ingannare, Freder ha sì a cuore gli operai e tutto, però in realtà lui è presissimo da Maria e vuole fare bella figura e vuole migliorare la sua vita principalmente. Questa cosa ovviamente salta subito all'occhio dell'inventore Rotwang. Bis 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 nonno del dottor Doofenshmirtz. È l'edificio di Doofenshmirtz. Ok, torniamo seri. L'inventore Rotwang non ha alcuna intenzione di permettere a Freder Fredersen di cambiare le cose e quindi decide di rapire Maria e creare C-3PO. Giuro che è confermato che Lucas si sia ispirato a Metropolis per creare C-3PO. È confermato. That isn't very reassuring. Nonostante sia ambientato nel 2026, Lang vuole rendere questo film lo specchio della sua società. Infatti, ai tempi gli strascichi della Prima Guerra Mondiale si facevano ancora sentire e insomma, stavano iniziando a diffondersi delle ideologie un po' particolari, totalitarie, e di lì a poco infatti un signorino chiamato Hitler sarebbe salito al potere. Quindi insomma è comprensibile il perché venga presentata una società così fortemente oppressa. Come vi dicevo prima, è presente anche una visione fortemente critica e negativa della tecnologia, ma nonostante questo Lang resta fiducioso almeno nel finale e ci mostra come l'amore possa trionfare sull'oppressione e aprire la strada ad un roseo futuro. Quindi eccovi dimostrato che il finale di Interstellar non è poi così innovativo. Finora siamo rimasti in Europa perché, diciamocelo, agli albori del cinema noi europei eravamo i più fighi di tutti. Ma è arrivato il momento di approdare nella terra dei sogni, ovvero gli Stati Uniti d'America. Che non ho chiamato terra dei sogni a caso. Infatti l'ultimo film di cui parleremo è The Crowd, La Folla, un film del 1928 diretto da King Vidor. E parla proprio di come la terra dei sogni si possa trasformare in un vero e proprio incubo. Il protagonista è John, e già il fatto che abbia il nome più banale e comune di tutti dovrebbe farvi capire qualcosa. John è un provincialotto che si trasferisce però nella Grande Mela, alla rincorsa del sogno americano. Infatti si aspetta che qui tutti i suoi sogni di successo si avverino, perché è quello che la società gli ha fatto credere, che si aspetta da lui. Ma John, poverino, si trova a dover fare i conti con una minuscola, piccolissima cosa chiamata vita. Che purtroppo, o per fortuna, non va sempre come immaginiamo che vada. John infatti trova un lavoro e una moglie, ma il salario è troppo basso e quindi ci sono dei problemi economici. Riuscirà però ad avere due figli, però purtroppo una dei due verrà a mancare. Il film è particolarmente all'avanguardia perché mostra tante scene quotidiane, come John e sua moglie a casa con i bambini, oppure John che va al lavoro, cose che un tempo era molto raro vedere al cinema. E soprattutto, come avrete capito, è una chiara critica alla società americana e alla pressione del sogno americano che spinge le persone ad una costante ricerca della felicità, del successo, della fama e dei soldi. E quindi un costante sentirsi in difetto, e questo porta inevitabilmente a pensare che la propria vita sia insignificante e non degna di essere vissuta, tant'è che John stesso medita il suicidio, proprio perché fatica ad inserirsi in questo mondo. Il finale è particolarmente significativo, infatti il film si chiude con John e la sua famiglia, al cinema, che guardano un film, ridono e sono felici. La macchina da presa si ferma prima su John e poi l'immagine inizia ad allargarsi, così tanto che perdiamo John. Non capiamo più chi sia, John è ormai parte della folla. Ed essere parte della folla è l'unico modo per integrarsi. Grazie mille per aver visto questo video, io spero tanto che vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se conoscevate questi film, se li avete mai visti, o se vi ho convinti a passare al lato oscuro e quindi a vederli. Vorrei tra l'altro farvi notare una cosa un po' inquietante, ovvero come sia The Crowd che Metropolis siano dei film effettivamente molto attuali. E soprattutto se facciamo un paragone tra la situazione sociopolitica di oggi e quella di allora, la situazione si fa ancora più inquietante. Ecco, voglio lasciarvi con questa vena di inquietudine e ricordarvi che qui sotto nell'info box trovate tutti i link per seguirmi sui social. Mi raccomando, seguitemi su Instagram perché in sostanza è l'unico social che uso veramente. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Thank you.